Sono d'accordissimo con il dottor Polito. Il MES è uno strumento di finanziamento importantissimo, immediatamente disponibile, che ci consentirebbe di mettere in sicurezza il Servizio Sanitario Nazionale per le prossime due generazioni. Ci consentirebbe di rispondere a questa emergenza, a quelle future, ci consentirebbe di curare meglio i nostri pazienti, ci consentirebbe di dare futuro a migliaia di giovani medici che non vedono l'ora di entrare nel Servizio Sanitario Nazionale. Ci consentirebbe di dare risposte assistenziali in qualsiasi luogo, perché potremmo rafforzare la nostra sanità digitale, potrebbe consentire di curare le persone a casa attraverso la Però mi permetta, teleassistenza. professore, mi permetta di. Io non voglio essere polemica, lei sa benissimo che non è quello che voglio essere mai, specialmente su questi temi, ma voglio essere sincera. Al di là del MES, che pure io non ho nessuna obiezione, trovo anch'io che in questo momento tutti i soldi che ci sono da mettere in sicurezza del paese sono stra benvenuti. Però è possibile che siamo arrivati all'appuntamento con i tamponi di ottobre dopo che tutti voi, lei in primis, ci dicevate attenzione, attenzione alla seconda ondata, attenzione all'autunno? Perché io devo fare per giorni e giorni servizi vedendo chilometri di fila in macchina per fare un tampone? Come mai non ci siamo organizzati? Lei ha fatto un'intervista molto interessante, ha detto apriamo ai privati, ci serve l'aiuto di tutti. Ma a ottobre ce ne accorgiamo? L'8 ottobre? Ma guarda, io sono andato a ritrovare una mia dichiarazione del 17 aprile, me lo ricordo perché è anche il mio compleanno, in cui mettevo in guardia esattamente su quello che sarebbe successo. Ieri molti presidenti delle regioni, e sia chiaro, io quando parlo di regioni parlo in maniera così generale, ma ci sono alcune regioni che hanno fatto bene, altre regioni che hanno fatto meno bene, quindi non ho nessuna velleità di criticare nessuno. Però il fatto è che bisogna capire che nel momento in cui il ministro Speranza ad aprile vara un piano, mette i soldi a disposizione, poi sono le regioni che devono agire. Cioè questa Costituzione dice che lo Stato centrale ha il compito di programmare, e l'abbiamo fatto a febbraio, marzo, aprile, di controllare, naturalmente di intervenire se le cose vanno male, ma purtroppo quando poi le cose vanno male voi siete Quindi già lei mi scappati, conferma che e di alcune regioni finanziare. sono un po' addormentate, come ha detto lei? Io ho usato questa parola e non la rinnego, e alcuni si sono arrabbiati, però voglio dire, mi rendo conto che non è bello, diciamo, perché in questo momento noi abbiamo la necessità di lavorare tutti insieme. Però basta guardare i dati, basta guardare la Cioè, lei situazione, pensa per basta esempio che soprattutto in sentire. Campania degli errori siano stati fatti? Perché è strano che la Campania sia così in affanno in questo momento, per dirne una. Guardi, purtroppo non voglio entrare nel merito delle singole regioni perché, appunto, consigliando il ministro è importante sottolineare, però è chiaro che nel momento in cui tu a febbraio, marzo, aprile sai, e quello abbiamo detto ripetutamente, che a ottobre ci sarà non solo il Covid, perché quello che mi preoccupa molto è che tra un po' ci sarà anche l'influenza, e quindi ti devi preparare, devi elaborare le strategie per il pronto soccorso, devi intensificare la strategia per i Sente, tamponi. scusi professore, io ho letto una sua agenzia di poco fa, lei ha detto che a novembre se andiamo avanti così rischiamo di avere 16.000 casi al giorno. Questa stima come l'ha fatta? Io immagino che se lei tira fuori un numero è perché ci ha ragionato, non è il tipo di persona che tira fuori un numero a caso, quindi volevo capire meglio perché questa stima. Perché è una stima, basata sull'andamento di questa epidemia, che è lo stesso in tutto il mondo se non viene contrastata. Se lei calcola, noi in estate avevamo 200 casi, diciamo sostanzialmente a giugno. Dopodiché, non avendo noi azzerato, ma soltanto limitato la curva epidemica, a un certo punto i casi cominciano a raddoppiare e quindi diventano 400 il mese successivo, 800 il mese successivo, 1600 il mese successivo. Adesso ne abbiamo circa 5.000. Nel momento in cui non fermiamo con provvedimenti energici, il mese prossimo ne avremo 10.000 e tra 2 mesi ne potremo avere 15.000. Quindi lei pensi che in questo momento solo il Texas fa 40.000 nuovi casi al giorno? Solo il Scusi, Texas, perché lì non è stato fatto niente. professore, ma quando Speranza, con cui lei lavora a strettissimo contatto, dice stiamo lavorando per evitare il lockdown, vuol dire che questa prospettiva c'è, cioè dobbiamo metterci in testa che se le cose peggiorano potremmo tornare in lockdown? Ma noi la possiamo evitare sicuramente attraverso una serie di comportamenti. Distanziamento fisico, cioè dobbiamo metterci in testa che dobbiamo, per le persone che non conosciamo, ma purtroppo anche per le persone che conosciamo. Io sentivo prima quella straordinaria donna che è Liliana Segre diceva diamoci un abbraccio. In questo momento no,
perché la trasmissione intrafamiliare è data proprio da quello. Io non abbraccio mia madre, 83enne, da febbraio. Perché? Perché nel momento in cui torno da un ambiente affollato e in qualche modo mi espongo, e questo succede ovviamente ai giovani tutti i giorni, io all'interno della famiglia trasmetto la malattia. E quello che sta succedendo è che questo succede nell'80% dei casi. Quindi distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani. Quindi lei dice un momento in cui la nostra affettività, il nostro amore per chi ci sta vicino viene dimostrato in modo opposto, non abbracciandosi ma proteggendosi. Esattamente così, esattamente così. Purtroppo anche all'interno delle nostre case dobbiamo stare attenti per chi naturalmente va fuori per lavoro, per impegni scolastici, universitari. Quindi allora voglio sentire un Se noi lavoriamo, il lockdown lo evitiamo.